Nella ricorrenza del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, mi sia consentito preliminarmente ringraziare gli amici calabresi del Circolo Culturale L'Agorà per l'invito a partecipare, pur da remoto, a questa importante manifestazione. Invito che, ad onore del vero, pur non desiderando uscire dal tema del convegno sul quale spazieranno Mario illustri relatori, mi affascina per l'occasione che mi dà di raccontare una piccola storia da pochi conosciuta, che ha legato sia pure indirettamente la mia famiglia a quella di Napoleone. È la storia di Giuliana Giovene di Girasole, moglie del duca Nicola Giovene, nata in Baviera, baronessa Mundersbach von Redwitz, figlioccia e dama di corte della regina Maria Carolina Asburgo-Lorena, che nel 1767 aveva sposato Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, e con la quale dimorava a Palazzo Reale. Di lei ci parla Benedetto Croce nei suoi aneddoti e profili settecenteschi, in cui la descrive come una bella signora letterata, filosofa, studiosa di questioni sociali, politiche, umanitarie e scrittrice di libri di pedagogia e di poesie filantropiche. All'età di 13 anni era già un portento di sapere, dotta in parecchie lingue, aggiunge il Croce, parlava l'italiano come una fiorentina, ed aveva già letto molti poeti, filosofi, storici e politici sui quali sapeva discorrere. Viaggiando molto, ancora giovanissima, per gran parte dell'Europa, verso la fine del 1785 giunge a Napoli, dove la regina Maria Carolina, grande protettrice di poeti e scrittori germanici, la prese sotto la sua protezione, sino a combinarle il matrimonio con il duca di Girasole. Tra i poeti tedeschi che la incontrarono, anche Wolfgang Goethe le rese visita il giorno prima della sua partenza da Napoli, il 3 giugno 1787, scrivendo poi quelle che, a detta di molti critici, sono le pagine più belle di tutte le sue opere e del viaggio in Italia in particolare. Qui narra, tra un discorso sull'educazione della gioventù altolocate, sulle quali la duchessa Giuliana aveva scritto un libro, ed altro sull'influenza delle belle arti sul costume dei popoli, o ancora sulla legislazione criminale tirata dai principi della ragione, narra ancora il Goethe che nelle grandi stanze di Palazzo Reale, dove era stato ricevuto, l'ora volgeva al crepuscolo e non erano state ancora portate le candele. Noi andavamo su e giù per la stanza, quando ella, appressandosi ad una finestra che aveva le imposte chiuse, le spalancò di colpo, e io vidi allora ciò che si può vedere solo una volta nella vita: l'eruzione del Vesuvio e la sua fiamma rosseggiante che illuminava la stanza insieme alla luna. Luna piena che stava sorgendo dietro il dorso del monte. Abbracciare con uno sguardo tutto questo meraviglioso spettacolo era cosa che a giusta ragione suscitava stupore. Per molti anni, grande reputazione continuò ad avere la duchessa giovane nella società napoletana, anche per i numerosi scritti pubblicati che la videro antesignana dei principi illuministici che nel frattempo andavano diffondendosi in Europa, pur nel turbamento successivo degli effetti causati dalla
dallo scoppio della Rivoluzione francese. Tra questi scritti, le osservazioni di compiacimento e lode sul codice delle leggi di San Leucio, svolgendo la teoria della vocazione e dei fini che deve perseguire la società umana, quello di una perfetta legislazione in cui si rischiarano quelle teorie politiche dove il bene generale trionfa delle prepotenze dettate, come nel mostro dell'ideologia giacobina, dai sentimenti di odio, di invidia, che qualche tempo dopo genereranno altre ideologie criminali. Tutto ciò le consentì di accompagnare nell'agosto del 1790 la regina Maria Carolina, che ricordiamo era sorella di Maria Antonietta, regina di Francia, in un viaggio a Vienna per la celebrazione delle nozze tra le principesse napoletane e gli arciduchi austriaci. Ed a Vienna rimase la duchessa giovane, dapprima addetta alla corte austriaca, ove pubblicava le lettere sull'educazione delle principesse, in un libretto pieno di buonsenso e di osservazioni acute, ci narra sempre Benedetto Croce, finché nel 1795 ricevette il prestigioso incarico di Oberhofmeisterin, cioè di precettrice ed educatrice dell'arciduchessina Maria Luisa, primogenita dell'imperatore d'Austria Francesco I. La futura imperatrice dei francesi e regina d'Italia, sposò l'11 marzo 1810 Napoleone, crebbe quindi istruita alle difficoltà dell'educazione principesca, consapevole delle qualità che deve avere l'educatrice, degli oggetti sui quali deve versare l'istruzione e del metodo adottato per procedere, dice Croce. Imparò le lingue italiana e francese, le scienze naturali, compresa la mineralogia, dissertando con la duchessa giovane su quali mezzi durevoli vi sono al mondo, senza esterna violenza per concludere e per condurre gli uomini al bene. L'anno dopo il matrimonio diede a Napoleone il sospirato figlio, il re di Roma, futuro duca di Reichstadt, e durante la campagna di Russia del 1813 venne investita della reggenza d'Italia. Quale imperatrice dei francesi, oltre che regina d'Italia, ma gli affari di governo non erano i suoi preferiti, per cui, dopo l'abdicazione di Napoleone, preferì ritornare a Vienna. Qui, nel 1815, sollevò al congresso una dura protesta con un atto contro la restaurazione dei Borbone in Francia, reclamando quel trono in favore del figlio. Il congresso di Vienna le assegnò invece il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, che governò in maniera mite e gentile, frutto degli insegnamenti ricevuti anche dopo i moti del 1831 che la costrinsero ad abbandonare Parma. Si distinse comunque per l'ostinato mutismo che esercitò nei confronti di Napoleone e dalle commoventi lettere che lui le inviò dall'esilio di Sant'Elena fino al 1821, anno della sua morte che noi oggi ricordiamo con il dovuto rispetto. Grazie.
Benvenuti ad Alessandria e benvenuti nell'atrio del Museo della Battaglia di Marengo. Questo è un anno particolare, siamo nel 2021 e in tutta Italia si celebra il bicentenario della morte di Napoleone. Perché è importante Marengo? Marengo è importante perché nella carriera di Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi, segnerà l'inizio della sua ascesa. Una battaglia che lui condurrà nella figura di primo console. Napoleone era già stato in Italia, conosceva bene la pianura padana, e però nel 1800 Marengo, una vittoria tra l'altro ottenuta all'ultimo momento, riuscì ad affermare il suo potere militare, ma soprattutto il suo potere politico in Francia. Il Museo di Marengo è una chicca importante nell'ampio panorama dei musei napoleonici in tutta Europa. Piccolo, non grande, si basa sulla volontà e sull'amore verso Napoleone di un privato che nel 1845, parlo del farmacista Antonio De Lavo di Alessandria, ha deciso di ricordare la figura dell'imperatore Napoleone Bonaparte costruendo un museo. Questa struttura che voi vedete è una struttura nuova, è stata inaugurata nel 2010. Prima del 2010 il Museo di Marengo era interamente nella villa, appunto Villa De Lavo, che è la parte più antica che ospita poi le sale che vedremo successivamente. Napoleone ebbe sempre un rapporto molto stretto con l'Italia, vuoi per le sue origini, sempre dibattute, sarzanesi, toscane, vuoi perché comunque nel 1769 nacque in Corsica, un anno prima l'isola fu ceduta ai francesi dalla Repubblica di Genova, insomma il rapporto fu sempre molto ma molto stretto. Nel 1800 la Francia era in condizioni abbastanza precarie, nel senso che tutte le conquiste che erano state fatte dal 1797 fino al 1798 proprio da Napoleone Bonaparte come comandante dell'Armata d'Italia furono irrimediabilmente perse grazie all'offensiva austro-russa del generale Suvarov. Napoleone aveva dunque bisogno di una rivincita, anche perché, ricordiamolo, nel 1798 Napoleone fu mandato appositamente dal direttorio in Egitto perché la sua fama in Francia, diciamo, stava diventando un po' troppo scomoda, un po' troppo ingombrante. Insomma, era un personaggio pericoloso. Allora l'unico sistema per il direttorio era quello di isolarlo, mandarlo lontano e magari nella speranza ottenere anche qualche sconfitta in modo da fargli, diciamo così, abbassare le ali. Ciò accadde effettivamente, però nel 1799 Napoleone riuscì a fuggire dall'Egitto in una maniera abbastanza rocambolesca, ritornò in Francia e al posto di cadere in disgrazia come avrebbero voluto buona parte dei direttori, la sua carriera politica prese una svolta ancora più importante diventando primo console. Era importante però ripristinare la situazione in Italia, dove le armate austro-russe stavano premendo sui francesi nell'ultima fetta della penisola ancora in loro possesso, la Liguria. Napoleone aveva assolutamente bisogno di un diversivo, doveva tenere bloccate le forze austro-russe nei dintorni della Liguria in modo da organizzare un piano con la sua nuova armata di riserva per sbucare dalla Francia, valicare i passi alpini e piombare sulla pianura padana. Chi poteva aiutarlo in questo era il generale Massena, comandante della piazza di Genova, rinchiuso ormai da diversi mesi in attesa che accadesse qualcosa. Ovviamente le condizioni di una piazza assediata erano terribili. La popolazione di Genova patì la fame, la sete, addirittura il pane si faceva con la segatura e ormai i topi da mangiare erano veramente rimasti veramente molto pochi. Però Massena quasi, quasi fino all'ultimo riuscì nel compito affidatogli dal primo console. Perché il piano di Napoleone riuscisse, erano fondamentali due elementi: la segretezza, cioè coprire la costituzione dell'armata di riserva e le sue intenzioni, e la velocità. La velocità si poteva ottenere solamente in un modo, sfidando la natura. Napoleone, per piombare velocemente nella pianura padana, era importante che valicasse le Alpi. Valicare le Alpi era un'impresa incredibile,
davvero molto difficile per un'armata, soprattutto perché dovevano trasportare carriaggi, equipaggiamenti e i pezzi d'artiglieria. Come poter portare dei pezzi d'artiglieria così pesanti montati sugli affusti e le ruote su strade strettissime, strette, con il continuo pericolo delle valanghe, con il continuo pericolo di frane e smottamenti? Napoleone ideò un sistema insieme ovviamente ai suoi artiglieri e ai suoi consiglieri. Napoleone decise di scavare dei tronchi, far mettere dentro il cannone, smontare interamente gli affusti, le ruote e tutto il resto e, con l'aiuto degli artiglieri e delle leve posizionate sotto i tronchi, fare strisciare lentamente i pezzi d'artiglieria giù per le strade. Ovviamente molti furono persi, i soldati caddero vittime ovviamente del freddo, però soprattutto caddero vittime delle valanghe. Le valanghe erano un nemico implacabile che non guardava in faccia nessuno. Finalmente sbucato sulla pianura, Napoleone incontrò un altro ostacolo. Questa volta non era un ostacolo naturale, era un ostacolo costruito dall'uomo, il forte di Bard. Anche in questo caso la guarnigione doveva essere presa di sorpresa e non potevano indugiare troppo davanti alla fortezza, altrimenti avrebbero perso tempo. Allora Napoleone utilizzò uno stratagemma. Fasciò le ruote dei cannoni con degli stracci in modo da farli attraversare il villaggio senza fare rumore. Piazzò i soldati sulle alture e riuscì a porre d'assedio la fortezza, che cadde dopo pochi giorni. Fino adesso abbiamo parlato di politica, strategia, tattica, organizzazione di armate, ma poi chi effettivamente faceva la guerra erano i soldati. Soldati della più disparata estrazione. Ovviamente non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante, che la Francia poteva contare su un esercito di coscritti. La coscrizione fu una delle armi più formidabili nelle mani prima del direttorio, poi del primo console e poi dell'imperatore dei francesi. Garantiva un continuo afflusso di reclute nelle file dei reggimenti. Come era armato il soldato? Il soldato francese era armato di un moschetto Charleville modello 1777 che pesava circa 4,5 kg. Il meccanismo di carica e ricarica era abbastanza laborioso, complesso e richiedeva un preciso e lungo addestramento. I colpi garantiti da un fuciliere ben addestrato erano circa 2-3 al minuto. Si combatteva in linea, vi erano le compagnie di fucilieri, vi erano i volteggiatori e vi erano i granatieri, tutti con le loro specialità e tutti con i loro compiti assegnati. Gli ordini sul campo di battaglia venivano dati dagli ufficiali, dai sottufficiali, ma un elemento era importantissimo, la musica. La musica, i tamburini per la fanteria cadenzavano il passo, cadenzavano gli ordini, comunicavano, era l'unico modo per farsi sentire nel frastuono della battaglia. Finalmente, il 14 giugno 1800, il primo console Napoleone Bonaparte riuscì ad ottenere quello che tanto sperava, la battaglia. La battaglia contro le forze austriache del generale Melas. Ovviamente una battaglia aveva delle fasi alterne, prima avanzavano, poi si ritiravano. L'importante era mantenere il controllo sulla situazione e avere una visione d'insieme che permettesse di fare la mossa giusta al momento giusto. Napoleone, quel giorno a Marengo, sottovalutò diversi fattori, non ultimo l'importanza e la potenza dell'offensiva austriaca. Alle 2 del pomeriggio la Guardia Consolare, uno dei corpi scelti e prediletti da Napoleone Bonaparte, che nel 1805 diventerà poi la celebre e famosa Guardia Imperiale, vacillò sotto l'offensiva austriaca. A quel punto la battaglia sembrava persa, le forze francesi incominciarono a ritirarsi e Napoleone vide sfuggire la vittoria sotto un palmo di naso, e l'unica cosa che poteva salvarlo era l'arrivo dei rinforzi che arrivarono grazie al generale Desè, uno dei suoi amici, compagno d'armi in Egitto, e che grazie al suo sacrificio salvò la battaglia. Questa è una delle sale più suggestive del Museo di Marengo, anche perché è dedicata a una specialità degli eserciti napoleonici davvero spettacolare, la cavalleria. La cavalleria francese aveva diverse funzioni e, seconda le funzioni, aveva una tipologia di cavalieri.
C'erano gli ussari, la cavalleria leggera insieme ai cacciatori a cavallo, c'era la cavalleria media, i dragoni, e c'era la cavalleria pesante, i corazzieri e poi, in epoca imperiale, i carabinieri. La cavalleria del generale Kellermann fu fondamentale durante la battaglia di Marengo. Grazie a delle cariche di alleggerimento riuscì a respingere gli austriaci e a portare le armate francesi alla vittoria finale. Louis-Charles Antoine Desaix, l'uomo che salvò Napoleone alla battaglia di Marengo, l'uomo che grazie al suo arrivo riuscì a sconfiggere gli austriaci e a regalare a Napoleone, al primo console, una vittoria inaspettata. Da molti Desaix era visto come un possibile concorrente di Napoleone Bonaparte. Non ci furono mai particolari messaggi o particolari episodi che lo vedevano contrapposto al primo console, eppure la propaganda britannica ipotizzò addirittura che Napoleone fece uccidere Desaix sul campo di battaglia per disfarsi di un possibile avversario. Ovviamente nulla di questo era vero. Desaix fu ucciso da un colpo di moschetto austriaco e cadde appunto sul campo di battaglia di Marengo. Il corpo di Desaix fu trasportato nel 1806 all'ospizio del Gran San Bernardo, dove ancora oggi riposa. Ci troviamo nella parte finale, nell'ultima sala del Museo di Marengo. Un calamaio, una piuma, un documento ci ricordano che il 15 giugno 1800 fu firmata la Convenzione di Alessandria. Finiva una parte importante della seconda campagna d'Italia. Da quel momento in poi il Piemonte divenne una divisione militare francese. Nell'autunno del 1800 Moreau a Hohenlinden concluse l'opera generale della Francia di Napoleone, sconfiggendo totalmente le armate austriache. Nel 1801 fu firmata la pace di Lunéville, che avrebbe dovuto regalare all'Europa un lungo periodo di pace. Alessandria è la città che forse più di altre è legata appunto alla storia di Napoleone Bonaparte. Voi dovete pensare che nel 1805, appena Napoleone si incoronò imperatore, organizzò un viaggio in Italia. Un viaggio in Italia perché doveva recarsi a Milano per farsi incoronare re d'Italia, cingere sul proprio capo la corona ferrea. Prima di arrivare a Milano, Napoleone volle a tutti i costi ritornare a Marengo, perché a Marengo aveva un debito nei confronti di tutti coloro che erano caduti per lui in quel giorno e aveva un debito nei confronti della sua fortuna. Quello stesso giorno, a maggio, organizzò una parata in grande stile per ricordare appunto la battaglia del 14 giugno. Si spinse addirittura ad indossare la stessa uniforme che aveva il giorno della battaglia nel 1800, un po' logora, forse un po' stretta, ma che significava sicuramente il suo legame con l'Italia, con Alessandria e con Marengo. Allora, 5 maggio 1821, 5 maggio 2021, bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, e ancora una volta si parla ancora di lui, mentre i suoi vincitori, quelli di Mont-Saint-Jean, conosciuta da una certa, tramandataci anzi, da una certa storiografia britannica come Waterloo, solo perché lì c'era il quartier generale, una fattoria in quei pressi, qui. Comunque si parla ancora di lui, mentre i suoi vincitori lentamente cadono nel dimenticatoio. Oggi abbiamo qui come ospite il professor Mario Spizzirri, storico, autore di diversi volumi, amico della nostra associazione e che ha presenziato in diverse occasioni le tematiche relative al periodo napoleonico o, se vogliamo, dei Napoleonidi o anche del decennio francese. Comunque, in questa occasione il professor Mario Spizzirri ci parlerà dell'esercito napoleonico della Grande Armée
E naturalmente non posso ringraziarlo per la sensibilità e la disponibilità dimostrata. Prego, professore. Grazie, io ringrazio dell'invito e come al solito sono molto molto partecipe a queste manifestazioni che riguardano Napoleone e i Napoleoni. Quest'anno è importante, come dicevi Gianni, che è il bicentenario della morte di Napoleone, un grandissimo personaggio che è rimasto e rimarrà nella storia, mentre i suoi, tra virgolette, vincitori sono caduti e non sono più membri della. Ora, parlando dell'esercito di Napoleone, della Grande Armée, io devo rifarmi soprattutto a come Napoleone trovò l'esercito francese. Napoleone aiutò l'esercito francese dall'esercito della Rivoluzione, che a sua volta aveva confidato anche alcuni ufficiali dell'Armata Reale di Luigi XVI. Napoleone ebbe a disposizione milioni di uomini. Ebbe quindi una forza poderosa a sua disposizione. Milioni di uomini costituiti da giovani, giovanissimi, per lo più contadini, ma perché aveva a disposizione milioni di uomini? Perché la Francia era allora lo stato più popoloso d'Europa. La Francia già nel periodo della rivoluzione aveva a disposizione, c'erano 28 milioni di abitanti, con Napoleone arrivarono addirittura a 30 milioni, quindi un serbatoio immenso di uomini che aveva a disposizione il nostro grande corso, il grande corso. Napoleone ebbe a disposizione oltretutto degli strumenti già preparati in fieri dalla rivoluzione, la Costituzione obbligatoria, la Costituzione obbligatoria e addirittura l'esercito di massa. La Costituzione obbligatoria coinvolgeva i giovani ad arruolarsi, c'era un obbligo ad arruolarsi per servire la patria. C'era poi spesso nei momenti di estremo pericolo, addirittura tutti i cittadini diventavano soldati e accorrevano a difendere sotto le bandiere, sotto l'acqua napoleonica, le sorti della nazione. La Francia quindi ebbe a disposizione un grande condottiero, ma soprattutto moltissimi giovani volenterosi, i quali servirono sotto le insegne di Napoleone per diversi anni. Napoleone, oltretutto, mantenne l'esercito sul piede di guerra ininterrottamente per almeno 15-16 anni, ma già l'esercito francese era sul piede di guerra dall'epoca rivoluzionaria e quindi un esercito ben rodato, dove erano dei veterani che servivano da scuola per addestrare i giovani, giovani che erano quasi tutti contadini, ma c'era anche, soprattutto nei quadri intermedi, in quelli tra sottufficiali e ufficiali, c'era anche qualche esponente del piccolo notabilato francese che era caduto in disgrazia nell'epoca rivoluzionaria. Oltretutto lui aveva molto motivato questo esercito, cioè per lui valeva il merito, non valeva il lignaggio, non valeva la nascita, valeva il merito. E c'era il detto in quel periodo che nell'ordine di ogni soldato vi era un bastone di maresciallo, quindi se uno meritava, ascendeva i gradi. Poteva aspirare a diventare ufficiale, poteva addirittura, alcuni di essi, divenire addirittura generali, se non marescialli. Questa cerchia ristretta di uomini che affiancavano Napoleone erano soprattutto tattici, non c'erano molti strateghi. Il grande stratega era Napoleone. Era Napoleone. I soldati che combatterono ininterrottamente, che con le loro gambe girarono tutta l'Europa, portando in mezzo alle altre regioni europee le idee della rivoluzione e soprattutto prodigandosi a dimostrare che il merito valeva più che l'ignaggio. Quindi una rivoluzione copernicana anche dal punto di vista civile. Napoleone non fu quindi soltanto un grande condottiero militare, ma fu un grande diplomatico. Le sue riforme sono rimaste inalterate per decenni, per secoli. Ancora oggi noi facciamo riferimento a codice Napoleone, riformò la pubblica amministrazione, poi costituì delle scuole per formare degli ufficiali, dei veri e propri professionisti della guerra. Scuole di ufficiali, in particolare creò le corpo tecniche che servivano per gli ufficiali del genio, le scuole di artiglieria, le scuole di fanteria, e vennero fuori da lui nelle sue riforme alcune specialità dell'esercito, che erano poi quelle che costituivano il nerve durante gli attacchi, i corteggiatori,
l'arma per eccellenza che veniva adoperata nei momenti che si scontava lo schieramento avversario era la cavalleria. Naturalmente, in questo, poi come ultima risorsa c'era la guardia imperiale, questa costituita da federali, federalissimi a Napoleone, che venivano utilizzati nel momento di estremo pericolo, nei momenti in cui la battaglia stava per essere persa. Allora ci faceva di forza a questa grande forza d'urto che era sostituita da questi soldati veterani federissimi a Napoleone, che quindi o sfondavano o c'era la ritirata generale, ma per lo più loro riuscivano sempre a sfondare. Naturalmente in questo grande esercito, che era costituito verso 2 milioni di uomini, ricordiamo soltanto che per invadere la Russia ci vollero 600.000 uomini, ma molti di questi non erano manco francesi. I soldati di Napoleone spesso venivano da altre regioni, da altre nazioni europee: c'erano belgi, c'erano tedeschi, c'erano soprattutto italiani, c'erano spagnoli, c'erano svizzeri. Quindi una miriade multiforme di soldati che erano portati a combattere e a vincere, soprattutto perché seguivano questo grande condottiero, che era uno stratega formidabile e che aveva costituito l'esercito, e la forza era soprattutto nella unità, era per dire come un pugno chiuso, che al momento portò gli stendevole dita e attaccava lo schieramento avversario cercando il punto debole, uno sfondamento a cuneo. Una volta che individuava il punto debole, si buttava dentro tutte le forze disponibili e riusciva a sparagliare forze addirittura superiori di numero per 2 o 3 volte. C'erano naturalmente punti deboli in questo grande testo, ma non era colpa né di Napoleone, era colpa dei tempi. Soprattutto c'era la catena di approvvigionamento, che era molto carente, e allora si faceva ricorso esercitalmente alle linee di comunicazione, erano quelle che erano. Ovviamente quando si invase la Russia, si incontrarono, si dovessero fare centinaia e migliaia di miglia a piedi. Quindi i carriaggi che portavano i rifornimenti, le linee erano troppo dottili e venivano poi falcidiate dai cosacchi. C'era quindi il problema del ragionamento, quindi si faceva ricorso alla restituzione forzata o forzosa nelle campagne. Naturalmente a questo punto chi doveva accogliere, chi doveva naturalmente soccombere di fronte anche all'odio di quelli che vivevano nelle campagne, perché venivano requisiti loro dei mezzi che per loro potevano essere costituiti anche sostenendo la vita. Gli approvvigionamenti quindi erano un punto debole degli eserciti dell'epoca, e non, quindi non solo di quello di Napoleone, che cercò di metterci mano, ma poi alla fine, insomma, lui rimase, non riuscì a portare a compimento tutta la sua grande opera, perché poi, come ricordava Gianni a Waterloo, ci fu la sconfitta, potrei dire definitiva: lui venne portato a Sant'Elena. I suoi vincitori quindi gridarono a una enorme vittoria, che poi in fondo non ci fu, perché Napoleone rimase vincitore nella storia. Un altro punto debole era il servizio sanitario. I sanitari che seguivano la grande armata erano ottimi chirurghi, che tagliavano gambe, sapevano velocemente strutturare una ferita, però le infezioni erano all'ordine del giorno. Non c'era allora un servizio sanitario adeguato, non c'era certo la Croce Rossa che venne poi 6 decenni successivi. Quindi questa è una grave pecca, molti soldati morivano per l'infezione, anche se Napoleone, bisogna dire che uno dei pochissimi capi di Stato dell'epoca che impose ai suoi cittadini e anche quindi ai suoi soldati di vaccinarsi contro il vaiolo. Che cosa rimase poi dopo la caduta di Napoleone in questo grande esercito, in questa grande armata? Che questi ritornarono poi alle loro case, non dovrebbero, dopo il congedo, una bella pensione, che consentiva loro di vivere dignitosamente, ma portarono nelle popolazioni alle quali fecero ritorno, nelle località dove fecero ritorno, il senso dell'onore, il senso del merito, che venne qui venne portato dall'elemento militare a quello civile. Quindi questi soldati che erano poi andati in pensione costituirono una falange di cittadini per eccellenza, e
perché furono l'esempio anche a tutti i civili, in mezzo ai quali si trovarono a vivere per il resto della loro vita. Certo, non si può chiudere. Alzate un poco, professore, alzate un po' che c'è. Ecco, perfetto, perfetto, ok, ok. Non si può chiudere se non dire che Napoleone era e rimarrà nella storia. Tant'è vero che anche oggi a Parigi, dove vi sono i suoi resti, centinaia di migliaia di visitatori vanno lì a visitare e vedere questo grande punto nel Pantheon di Napoleone, dove sono i suoi resti. Ma è meravigliante di queste grandi capacità che aveva avuto questo grande condottiero, questo grande imperatore. E quindi la sua lezione rimane la storia, rimarrà eterna, al di là di quello che hanno cercato di dire sempre i suoi detrattori. Le sue gesta sono poi finite nella leggenda, sono finite nel mito. La più grande quindi vittoria di Napoleone è stata quella di diventare nell'immaginario collettivo, oltre che il liberatore dal gioco dei tiranni, dei sovrani dell'epoca, che erano legati all'anziano regime, ma soprattutto un sveglio nelle coscienze, poi un sveglio nelle gioventù, e questi i suoi germi poi porteranno ai vari risorgimenti, e tra essi il più importante sarà il risorgimento italiano, che fece sì che l'Italia diventasse una nazione. Grazie. Bene professore, grazie a lei e mi auguro vivamente di poterci incontrare in tempi tranquilli anche per ascoltare il brusio e i commenti del pubblico, ed è veramente anche nell'ambito della cultura la mancanza del pubblico è una cosa fondamentale, purtroppo, come avviene nello spettacolo e in altre attività. Dobbiamo stringere i denti e sperare nel meglio. Siamo fiduciosi. Va bene, grazie. Okay, grazie e buonasera. Buona grazie. Serata, professore. Buonasera. Grazie ancora. Grazie. Salve. Grazie. Buonasera, mi chiamo Elena Pierotti e vorrei presentare le vicende dell'ultimo Napoleone Bonaparte. Partendo da un documento che ho rintracciato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Una lettera datata 1 gennaio 1815. La scrive un patriota giacobino toscano, Lorenzo Pierotti, e la lettera, che è scritta a Empoli, viene spedita a Pisa, in Duomo, all'abate Ranieri Zucchelli, che era un ex compagno di studi di Lorenzo, il quale però non è un religioso. I riferimenti vanno a Torino perché Lorenzo invoca per l'amico l'intermediazione per un patriota del conte Lazzari, dicendo che se non bastasse il suo personale intervento verso il conte, ci sarà l'intervento del buon pastore d'amico. Dunque tranquillizza l'amico. La lettera proviene dalla collezione di Pelagio Palagi, l'architetto canoviano che negli anni 30 del XIX secolo ristrutturerà per conto di Carlo Alberto di Savoia tutta Torino, compresa la palazzina di Stupinigi. Il conte Lazzari è dunque Fabrizio Lazzari, grande amico di Carlo Alberto, in quegli anni giovanili entrambi impegnati in relazioni giacobine. Fabrizio Lazzari diverrà poi, negli anni 30 del XIX secolo, il ministro dell'interno di Carlo Alberto. Fabrizio Lazzari è nipote, per parte materna, del generale piemontese napoleonico Regio de Giflenga, che in quel periodo era ancora in corrispondenza con Eugène de Beauharnais, il figlio acquisito di Napoleone Bonaparte, che ebbe un ruolo importante per organizzare l'allontanamento di Bonaparte dall'isola d'Elba, esattamente 2 mesi dopo questa lettera. Lorenzo Pierotti è il nome del quadrisavolo di mio padre. Lo ritroviamo, il quadrisavolo, citato in una pubblicazione del dottor Tori di Lucca, dal titolo Lucca Giacobina, dove il Lorenzo Pierotti lucchese chiede al direttorio un sussidio e lo ottiene. La famiglia di detto Lorenzo aveva proprietà in Benabbio, Bagni di Lucca, esattamente dove negli anni 30 del XIX secolo il duca borbonico Carlo Ludovico ospitava da documenti i Bonaparte Mazziniani Fuggiaschi e dove durante il principato baciocchiano della sorella di Napoleone, Elisa,
Questa si intratteneva a teatro, ripetutamente, con i due maestri, musicisti, Paganini, ospiti nel Principato. Lorenzo era amico di Giuseppe Binda, il patriota che fuggì a Londra nel XIX secolo e che era stato a servizio di Gioacchino Murat. Viste le circostanze, possiamo dire che se c'erano così buoni rapporti tra Lorenzo e il conte Lazzari, che rappresentava di buon grado il Guarnet, e anche con Napoli, Giuseppe Binda nella sua fuga a Genova venne intercettato qualche mese dopo proprio a Lucca con le lettere del Marchese del Gallo che gli erano state date da Re Gioacchino, è probabile che ci fu una collaborazione tra Murat e Guarnet e che il vecchio sogno di un'Italia divisa in due regni, uno a nord con Guarnet ed uno a sud con Murat, sogno che talvolta qualcuno in quel frangente ha definito sfumato, potesse ancora essere presente. Chiaramente non ho altri ragguagli nel periodo oltre la lettera. Certamente, visto il contesto, ritengo poco probabile parlare di omonimia nel caso i due presunti patrioti toscani fossero due giacobini con lo stesso nome. Più probabile che il Lorenzo Lucchese fosse finito ad Empoli e qui avesse scritto ed inviato a Pisa la lettera.